Ciao ragazzi, buongiorno, bentornati. Allora, siamo ai primi giorni di maggio. Abbiamo deciso di fare questo video con l'intento di aggiornarvi di quello che sta accadendo in questo momento in allevamento. Quindi aggiornarvi perché continuate a chiedermi come sta andando, come non sta andando. Io direi molto bene. È partita la seconda cova e molte nidiate di 4, di 5 che ora vi mostrerò. Quindi ma basta, molto bene, non mi posso proprio lamentare. E quindi un aggiornamento su quello che sta accadendo in allevamento, naturalmente sperando che quello che accade fuori, quanto prima, a quanto pare, insomma, a giorni saremo un po' più liberi, comincia la fase 2, quindi cominceremo un attimino a riprenderci quella che è la nostra vita quotidiana. Quindi vi faccio vedere un attimino. Questi sono tutti i novelli già svezzati. C'è una fila qui in basso. Questi qua che vediamo, questi sono tutti i novelli 2020 già svezzati. Ormai sono indipendenti. Papà che è rimasto ancora con i piccoli. Volevo fare un piccolo passaggio a un po' di voi, insomma. Allora, molti amici che fanno video su YouTube, quasi tutti sono miei conoscenti o comunque miei amici. E che è successo in più occasioni che qualcuno di voi mi ha detto: Giuseppe, tizio, come si fa questo? E io gli ho dato una risposta: no, secondo me dovresti fare così. E poi mi avete risposto: eh sì, Giuseppe, però tizio mi ha detto così, cioè diversamente da come ho detto io. Allora, ragazzi, partendo dall'idea che sono tutti amici miei, sono tutte persone a cui io posso tranquillamente ho aiutato o aiutano loro me, quindi viceversa. Sto fatto di confrontare più persone non va bene. Decidete voi una persona da seguire. Seguite sempre la stessa persona, in modo tale che in questo modo vi trovate bene. Purtroppo ognuno di noi ha una strategia diversa, un modo di fare diverso, un allevamento ubicato in posto diverso. Quindi un pastoncino che a me va alla grande, al mio collega non va per niente bene. Quindi ci sono tanti metodi, tanti da poter seguire. Piuttosto fatevi le vostre idee, ascoltate tutti, non è un problema, però fatevi le vostre idee e non, soprattutto non mettete uno contro l'altro perché diventa una cosa abbastanza negativa. Voi fatevi le idee, cioè di ognuno di noi. Ognuno di noi espone quello che fa nel proprio allevamento, ve lo mostra ed è già il fatto che vi mostra quello che fa in allevamento, secondo me già è un valore aggiunto, qualcosa in più rispetto a molti altri colleghi che non fanno entrare né fisicamente e né con dei video nel proprio allevamento. Quindi apprezzate questo e cercate di in qualche modo avere quante più informazioni possibili, perché l'obiettivo nostro di chi si mette, come dire, si mette in gioco e soprattutto fa vedere i fatti propri mettendoli in piazza. Dovreste apprezzare più, dovete apprezzare questo appunto, e quindi cercare di avere quante più informazioni possibili in modo tale da migliorare con lo stesso obiettivo. L'obiettivo non deve mai spostarsi, l'obiettivo è fare stare bene i nostri piccoli, quindi quello è.
Quello che io cerco di fare è mettere a disposizione un po' di tutti quella che è la mia esperienza. Io quando ho cominciato, ero ragazzino, e purtroppo la mentalità che vigeva in quegli anni era quella di non far gli allevatori anziani dicevano tante cose, però quando provavi a chiedere di andare nel proprio allevamento non se ne parlava, non era mai il periodo, e c'era la muta, non è il periodo, la riproduzione non è il periodo, fine muta non è il periodo, insomma, o c'era qualche problema in allevamento e quindi non si poteva andare secondo loro, no? Quindi noi, per poter, almeno per quanto mi riguarda, io per poter fare delle esperienze ho dovuto fare tanti errori. Ecco, l'idea di cominciare a fare i video è appunto questa, quella di fare l'esatto contrario di quello che ho subito io. Cioè, io metto a disposizione quella che è la mia esperienza alla portata di tutti, in modo tale che se io ci ho messo 20 anni per arrivare a delle conclusioni, voi ci potete mettere molti, molti meno anni, quindi in 3-4 anni potete, ma molti di voi lo fanno e lo hanno fatto. E sta cosa sinceramente non mi dispiace, mi fa solo piacere. Però ecco, ribadisco, il condividere più esperienze diverse fra loro, ascoltatele, vedetele, valutatele e poi tirate le somme. Io dalla mia parte quello che vi posso dire è questo: allevo sul serio dal 1998, quindi sono già passati 22 anni. Ho fatto una gavetta, ho cominciato piano piano con i canarini sul balcone di casa, come abbiamo cominciato un po' tutti. Negli ultimi 7, 8, 9 anni faccio una media di 400 animali, quindi il risultato c'è, questo è quello che mi fortifica, fra virgolette, quindi fortifica il fatto che devo continuare a fare i video, perché trovo sempre molte persone interessate, mi state seguendo in tantissimi e sta cosa mi gratifica molto. Quindi probabilmente quello che dico, addirittura molti di voi, dice Giuseppe, grazie a te sono riuscito ad ottenere i piccoli quest'anno. Voglio dire, questo è il mio obiettivo, questo mi rende gioioso, quindi mi fa solo piacere. Non faccio altro, io questo porto alla vostra disposizione quella che è la mia esperienza, quello che purtroppo i vecchi allevatori non facevano, non ti permettevano di entrare nel proprio allevamento, quei pochi allevatori che riuscivi ad entrare nell'allevamento. Erano pochi minuti e poi dovevi andare via, come se fosse, no? Tutto già preparato. E vabbè, però, voglio dire, sono mentalità, non ci puoi far niente. Un mio caporeparto una volta diceva: non è bello saperle fare le cose, è bello trasmetterle le cose, farle fare agli altri e anche far migliorare gli altri. E secondo me la verità è questa. Bene ragazzi, allora spero che anche questo video vi sia piaciuto. Io ormai parlo in maniera molto confidenziale con voi, quindi è giusto, dal momento in cui ho deciso di fare questo percorso, condivido con voi un po' tutto quello che è il mio modo di pensare, e quindi anche quando c'è, fra virgolette, qualcosa di negativo da dire o comunque un pensiero, è giusto che io lo esterni e quindi lo condivida con voi. Spero che anche questo video vi sia piaciuto. Io vi ringrazio e chiedo scusa quando non sono veloce nel rispondervi, perché credetemi, siete veramente in tanti, mi chiamate un po' da ovunque, e quindi di questo io vi ringrazio, però resto solo, quindi un po' di pazienza e cercherò sempre di rispondere. Un abbraccio a tutti, noi ci vediamo sicuramente molto presto. Ciao, buona giornata a tutti, ciao.